aspirina, aspirina! La finale è vicina! Ecco, e la salvezza è arrivata, possiamo è dire. La salvezza, poi la finale, una alla volta. Vincete questi playout 2-1 contro i Bombatti. Tanta occasione sprecata a Coronè, quante ne avete mangiate? Coronè se ne ha mangiato. Poco fa ne avete mangiato una al volo. Ma l'hai vista? Ma l'hai visto quel siluro? Dalla propria metà campo! È arrivato quel fischio che ti ha spento quel gran gol. Ti ho detto lascia, sono un idiota. Bravo! Venga, la spalla è tutto a posto. Ma che dolore allucina, ho detto mi sono rotto per sempre, ho detto più oppio. Manu, devi sapere che esiste, c'è una legge che governa l'universo. Se Vega non si fa male ogni partita in un posto diverso. Se li hai girati tutti. Ah, chi è? Oh, che cos'è questa cosa? Sta cumallina. Hai vinto, chi te la paga la tua parola? Comunque, per chiudere, il futuro degli aspirina quale sarà? Futuro degli aspirina. Oh, ma il campionato. Che ne so? No, io l'ho detto la finale. Alla finale. Hai da fare. Sì, avrei una partita. No, perché in memoria dei vecchi tempi, magari. In memoria dei vecchi tempi ci sarebbe una chiusura tipo barzellette aspirina. Quelle battute, diciamo. Devi dare qualche secondo. Dobbiamo pensarcela. Dobbiamo lavorare. Tra l'altro, spiegate a Burgio, visto che è nuovo. Che... Sì, io che sono nuovo non le so queste cose. Compa, praticamente ogni intervista c'era una gara di barzellette tra me, Veca e Dario. E gatto pure. C'era gatto che ogni tanto ci provava. Però no. E ora ci serve qualche barzelletta. Dario, inizia tu con gli ebrei, dai. Siete un po' arrugginiti, eh? Sì, Dario, ormai... inizia, inizia. C'è un ebreo. Allora, c'era un ebreo, sempre così, comincia. No, oramai non mi informo più. Non allora, so più. Pensiamo ce n'è un, io qualcuna così... Di nuova, ce ne saranno state, no? Dai, ragazzi. Sto pensando a qualcuna proprio così flash. Mi state deludendo. Sì. Non sì, eravamo sì. preparati alla tua presenza. Ah, la tua presenza non ce l'aspettavamo. Ma anche una di quelle che avete già detto. Oh, io me ne ricordo. Una vai spara. Ci sono molte persone capaci, ci sono altre persone carine. Vedi tutto sudato, ma che cazzo hai fatto? E ti aspettavi? Vabbè, io devo chiudere comunque. Sì, è meglio. Se non ti piacciono, tu ne hai una per caso. Ma no, diciamo che la prossima volta. Vabbè ragazzi, vi mando un grosso bacio. Ciao, e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. È arrivata con molta tranquillità questa salvezza per i PES con i mercenari, insomma Campanella oggi si è scatenato, dai. Sì, oggi Campanella è eccitato. Ecco. Callara già esausto. No, ho fatto un gol. Sei l'unica a terra, insomma. Perché ho i pietronini nella scarpa a Milano? Cioè, si fa sempre articolo 11 e poi ci sono. Comunque ragazzi. Non c'è il miglior premio per l'articolo 11 più richiesto. Lo dico io. No. Attente, te la giocheresti con messaggio. Miglior portiere, miglior bomber. Comunque, vi aspettavate qualcosa di più inizio campionato? Sì, decisamente. Vabbè, ma come ben vedi, a giocarci quante distanza c'è fra la tranquillità e i playout in questo campionato? Veramente, veramente 0.2. Diciamo che tra playout e playoff ci sono se non uno, massimo due. Dov'è che avete sbagliato? O meglio, quale partita secondo te è stata decisiva? Sicuramente gli aspirina, la nostra stagione è finita anche la loro. È evidente, cioè da quella partita è cambiato tutto. Anche se abbiamo sbagliato già l'approccio con le squadre. Abbiamo avuto Warriors subito dopo il colpo, un po' psicologicamente, un po' fisicamente dovevamo rifiatare. Poi siamo chiamati suo cugino, quindi abbiamo avuto come articolo 1. Ricordati che dopo c'era quel coglione, no, là guarda verso la c'è di quello in porta. L'unico coglione in porta, quello. Ah, ecco, devo dire che 3 squadre su 4 di questi playout potevano giocare benissimo nei playout. Il fatto che non siamo inferiori a nessuno. Ragazzi, poi abbiamo sbagliato l'approccio con le altre squadre e questo ci ha fatto. Dico, non la togliere anche ai nostri avversari, ma mercenari dico che. Devo dire non che sono comunque una il campionato era difficile, cioè decisamente difficile. No? Credo che poche serie A sono state così tanto difficili negli ultimi anni. Futuro? Futuro, vediamo cosa dicono alcuni, perché probabilmente per motivi. Per motivi personali qualcuno dirà ciao. Lui guarda verso qua, guarda là. Altri io. Callara dirà ciao ciao. Ciao. Callara, chi è che dice ciao ciao? Callara si fa incurare. Io mi voglio arruolare pure. Callara se la fa con le saponette e abbiamo poi un altro uomo in dubbio di cui non voglio parlare ancora e un altro invece è buttato definitivamente. E poi devi dire anche la verità, ci sono alcuni che ricevono offerte da grandi squadre. Giustamente, e nonostante la febbre e le gambe detonate sono qua, fede alla maglia, cazzo, voglio un aumento, boh. Andiamo a casa con loro devi parlare. Voglio un aumento. D'accordo ragazzi, e lui pure, lui pure. Dai, forza PES. Viva la patata!
giornata. Ciao ragazzi, un punto migliore. The Bulldog, vittoria da incredibile. No, vittoria e pareggio, mi basta il pari, cazzo! Pareggio incredibile, basta. Partita da Cardio Palma, 5-5 il finale. Grazie. Passate voi, segni semifinale. Bravi, ragazzi, loro Eravate sotto 5-3, alla fine un pareggio all'ultimo secondo, albanese. Quante emozioni? Tante emozioni, Davide. La prima volta che mi tolgo la maglietta, la prima volta. Amiamoli, The Bulldog. Forse non ci credevate. Su 5-3 non ci credevate, forse. Qualcuno aveva mollato. Ho fatto una partita di merda, ho fatto quel miracolo e dopo quel miracolo abbiamo fatto 5-5. Elettrocardiogramma fa così, Davide. Dai! Tu. Vabbè, dai. Semifinale e basta. Bulldog. Semifinale. Ole, 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 ole. Bulldog. Effetto Jaul. La 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 la. Effetto Jaul. La 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 la. Adesso avete il Betthouse. Vabbè, ci proviamo. Una alla volta, oggi abbiamo pareggiato la partita al 96. Una alla volta. Nel girone ci avete perso 8-5. Ok, ma l'anno scorso 5 ci abbiamo vinto 3-1, quindi non si sa mai. Ci vediamo, siamo stanchi. Veramente aspettare. Sì, ciao. Ciao Pierino. Ciao Pierino. Allora, abbiamo i Rosenborg che escono sconfitti da questo primo turno dei playoff, dopo aver giocato una grande partita. Comunque avrebbero meritato magari qualcosina in più, però comunque hanno affrontato una grande squadra come i Warriors. Come è andato? Che usciamo a testa alta e orgogliosi di aver giocato una gran bella partita. Gianco, io tifo per te, ti canto! Forse questa è stata qualità di squadra da Rosenborg, ora non si può dire mai, però con molta probabilità diciamo che questa partita ha segnato il passaggio di una parte della nostra vita, perché come vedete io oggi indosso la maglietta degli Alpha Club, che è la squadra che ha iscritto Daria Verna circa 6 o 7 stagioni fa, nella stagione 2009-2010, e i miei compagni invece hanno la maglia che ci ha fatto trionfare in campionato, che ci ha portato in tante finali, finali di Supercoppa, anche la finalissima dello scudetto contro il Bayer Leverkusen. Ci tengo a ringraziare, sono anche un pochino emozionato, ci tengo a ringraziare tutti i miei compagni di squadra. Va bene, un discorso veramente toccante. Invece Leonardi, a Bagnato avete qualcosa da dire? Sono incazzatissimo. Vabbè. Perché a Cittanà va a finire da vincitori, però comunque è una grande prestazione, avete giocato. Bene, ringraziamo anche a Piero e Ivan che ci hanno dato la possibilità comunque di crescere in questo ambiente. Abbiamo conosciuto un sacco di persone, molte delle quali adesso siamo amici anche fuori da qua. Va bene ragazzi. Quindi ringraziamo tutti quanti che hanno fatto parte di questi 6 anni meravigliosi e con i quali ci siamo divertiti. Va bene ragazzi, buona fortuna per il futuro, certo, e arrivederci. Grazie, ciao. Dopo una grande partita arriva vittoria ai Warriors che supera il primo turno dei playoff. 6-4 contro i Rosenborg dopo una partita combattutissima. No, bella partita, sì, veramente. Com'è andata oggi? Onore ai Rosenborg. Allora, l'abbiamo vista brutta, però la pensavo da come prendere. Oggi il migliore in campo chi è stato, secondo voi? Abbiamo giocato con Freddy. Barbaro perché è decisivo. Vabbè ragazzi, dopo questo turno ovviamente voi punterete sicuramente alla vittoria di questi playoff. Speriamo. Ora guardate l'altra partita. No, giochiamo sabato contro. Lancio la sfida dei Walker. Sala e D'Angelo, ci vediamo. Sala, stiamo arrivando. Presidente. Però compralo un portiere decente. Vabbè ragazzi, avete qualche cosa da dire? Sì, lanciamo la sfida pure a Di Franco, che deve perdere, vero? Va bene ragazzi, buona fortuna. Ciao.